Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, l'articolo 178 del nuovo codice degli appalti stabilisce che per le concessioni autostradali che scadono entro aprile del 2018 la procedura per la gara vada avviata nel più breve tempo possibile. La concessione piemontese dell'Attiva scade fra solo 3 mesi e la Torino-Piacenza fra 1 anno. Dunque le procedure avrebbero già dovuto essere avviate da tempo, poiché richiedono circa 2 anni per giungere al termine e ogni giorno di proroga implicita determinato da questo ritardo frutta al concessionario, che guarda caso è lo stesso per le due, 500.000 extra di profitti. Allora qua, le chiedo quando verranno indette le gare per queste due tratte. Quanto all'articolo 183, le commissioni di Senato e Camera avevano chiesto di inserire la proibizione, l'esclusione dell'applicazione del cosiddetto project financing per il rinnovo delle concessioni, perché non c'è nessun progetto nel rinnovare una concessione, a meno che lo si usi in modo strumentale. Il fatto che il Governo abbia disatteso il parere pressoché unanime di entrambe le commissioni vuol dire che intende applicare questo articolo? Intende applicarlo anche alle due concessioni che ho citato precedentemente, azzerando completamente le gare, perché le altre due concessioni in scadenza sono state di fatto rinnovate con il metodo dell'in-house, usato peraltro in modo improprio, e mi riferisco all'autostrada del Brennero e le autovie venete. Lei stesso ha più volte dichiarato che per il rinnovo delle concessioni la gara deve essere la regola, ma non l'eccezione. Per adesso abbiamo visto solo eccezioni, vorremmo vedere ogni tanto la regola, almeno una volta, Ministro. Grazie Presidente, grazie agli onorevoli interroganti. Come sapete il codice degli appalti lo abbiamo lavorato insieme, abbiamo ritenuto insieme che fosse una grande occasione per questo Paese, è una delle riforme più importanti che abbiamo prodotto e di cui ringrazio molto il lavoro preziosissimo del Senato e della Camera, perché credo che abbiamo veramente prodotto una rivoluzione in un settore che vale il 15% del PIL italiano, in un settore che ha mostrato, ovunque io vada e penso dovunque andiate voi, sapete benissimo che vi sono opere attese da 30, 40, 50 anni, mancava una regolazione delle concessioni a tutt'oggi, quindi non c'era nessun recepimento. È un codice che aveva avuto il primo regolamento di attuazione 4 anni dopo l'entrata in vigore del codice, perché questo è il punto, il regolamento di attuazione è vero, era uno solo, ma 4 anni dopo, e quindi ritengo che davvero abbiamo fatto un grande lavoro di snellimento, di riduzione, di semplificazione. Abbiamo recepito in 220 articoli sostanzialmente gli oltre 600 che vi erano prima, più 3 direttive europee. L'Inghilterra ha usato 100 articoli per recepire solo le 3 direttive europee. Quindi credo che abbiamo fatto uno sforzo di semplificazione mai visto fino ad ora, e abbiamo anche scelto consciamente di fare provvedimenti attuativi, atti attuativi, in termini di soft law, cioè di linee guida dell'ANAC, decreti del Ministero e cose che vanno a chiarire i tempi prima di tutto. Chiariamo sui tempi. È vero, c'è una mole di decreti che devono chiarificare. 7 linee guida dell'ANAC sono già sul sito per la consultazione, altre 3 arriveranno prestissimo, c'è un lavoro costante con il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quindi 10 linee guida sono già pronte. Noi rispetteremo senz'altro, per quel che riguarda le scadenze dei 90 giorni, tutte le nostre applicazioni, quindi vuol dire che appunto entro la fine dell'estate ci saranno i nostri decreti. E quindi credo che come dire, il corpus più importante di recepimento e di attuazione sia in fase di avanzata predisposizione. Non ci sono vuoti, perché ogni articolo, laddove è necessita di un provvedimento attuativo, rimanda esplicitamente al fatto che fino a quando non vi sarà il decreto rimangono in vigore le norme. Per ogni articolo è scritto alla fine, e quindi proprio per evitare dei buchi normativi. Il codice anche declina pianificazione, come sapete, declina programmazione, declina progettazione, declina selezione delle opere e quindi revisione delle opere, archivia la legge obiettivo, si basa sul principio della qualità e la qualificazione delle stazioni appaltanti, la qualificazione degli operatori, la qualificazione dei commissari e soprattutto la centralità del progetto. Perché faccio questa premessa?
perché tra le domande degli onorevoli interroganti, dei senatori interroganti, vi è il tema del massimo ribasso. Ora, il tema del massimo, il codice fa una scelta precisa, e cioè dice che la procedura più corretta è la procedura negoziata, appunto, dell'offerta più economicamente più vantaggiosa, e lascia la facoltà sotto al milione, appunto, la facoltà, non l'obbligo, la facoltà. Io, per esempio, siccome il senatore Esposito mi chiedeva che intenzioni ho sul massimo ribasso, io ho intenzione di stimolare gli enti locali, le regioni e i comuni che pure hanno chiesto di mantenere questa soglia, anzi di innalzarla nelle loro osservazioni. Però ho intenzione di ragionare con loro e spero presto di poter sottoscrivere degli impegni, dei protocolli d'intesa con loro, perché tutti cerchiamo di ridurre veramente al minimo l'uso del massimo ribasso anche sotto il milione. Quindi noi in prima applicazione abbiamo lasciato la soglia che era stata inizialmente scelta, ma contiamo progressivamente di andare attraverso un lavoro amministrativo a convincere tutte le amministrazioni che è possibile aggiudicare la gran parte dei bandi di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa, perché è possibile, io l'ho fatto da sindaco già anni fa e quindi l'80% delle gare che aggiudicavamo erano appunto con questa procedura. Quindi è vero che rappresentano, l'ha detto il senatore Bruni forse, che rappresentano l'80% del volume delle gare, ma rappresentano però il 30% dell'importo delle gare. Quindi anche bisogna fare attenzione perché c'è anche un tema di importo. Comunque in linea di massima questa scelta è una scelta irreversibile, io credo, e progressiva, se dovessi definirla, progressiva verso appunto sempre un... D'altra parte il massimo ribasso però anche va sottolineato questo fatto, lo vorrei sottolineare di nuovo, il massimo ribasso è molto meno pericoloso nel momento in cui va a gara un progetto esecutivo. Perché è evidente che col progetto esecutivo la puntualità delle previsioni e la forbice per poter fare previsioni errate è minima, mentre invece è chiaro che se uno fa una gara al massimo ribasso con dei progetti non completi, è evidente che si possono osservare dei fenomeni di macroscopica alterazione della gara, come purtroppo è successo con ribassi che rasentano il 50%. Quindi, per quanto riguarda le commissioni di gara, devo una precisazione, nel senso che noi abbiamo scritto che appunto si può sotto appunto la soglia le stazioni appaltanti possono scegliere dei componenti. L'ANAC preciserà presto che questo significa che non scelgono tutta la commissione, tanto per parlarci chiaro. Quindi questo era lo spirito che credo interpretava correttamente le vostre sollecitazioni durante anche la discussione. Vengo al tema delle certezze, quindi, che ci diamo reciprocamente. Non mi nascondo che il codice appalti non è perfetto attualmente, perché la complessità dell'argomento, l'importanza dell'argomento, la grande quantità di argomenti che sono dovuti essere condensati, però lo ritengo un ottimo lavoro e anche abbiamo recepito in tempo la direttiva europea, non l'abbiamo recepita fuori tempo, perché vale per la scadenza il momento in cui viene firmata dal Presidente della Repubblica, non il momento in cui viene pubblicata. Quindi ritengo un vantaggio il fatto che il governo italiano rispetti le scadenze, lo ritengo un fattore di serietà e l'abbiamo fatto in tempo. Allora, le certezze e i problemi, il senatore Crosio ci richiamava a mantenere aperto un dialogo e a tenere presente il lavoro che voi farete, che certamente noi seguiamo con grande interesse, come abbiamo fatto anche in precedenza. È evidente che il governo poi si è preso, come dire, le sue legittime, credo, decisioni al suo interno, che magari a volte non sono state pienamente in linea con gli ultimi suggerimenti, però questo lavoro di monitoraggio progressivo, di correzione progressiva, i primi correttivi al testo, ci sono errori anche nel testo, quindi senz'altro non è un lavoro perfetto, siamo qui a dire che lo dobbiamo migliorare insieme, perché il codice dei contratti non appartiene al governo, appartiene al Paese, più adeguato è e meglio sarà, quindi il vostro lavoro sarà seguito assolutamente, il governo è pronto ad ascoltare e a recepire le vostre sollecitazioni che sempre hanno permesso, devo dire, di arricchire la discussione. Vengo al tema dei project financing. Il senatore Cappelletti mi richiama al tema della Brescia-Padova. Senatore, la questione della Brescia-Padova è semplicissima.
La Brescia-Padova ha ottenuto un prolungamento di concessione dalla Comunità Europea fino al 2026, quindi la sua concessione non è stata prorogata, la sua concessione è in essere fino al 2026. La Comunità Europea, concedendo questa cosa, ha contestualmente detto che la concessione poteva essere revocata nel caso non si trovasse una soluzione alla costruzione della Val d'Astico. La costruzione della Val d'Astico, del corridoio quindi che collegava Trento alla regione e la provincia di Trento al Veneto, è una cosa di cui si era chiesto 2 anni di tempo, 2013-2015. Il mio predecessore aveva chiesto 2 anni di tempo alla Comunità Europea per predisporre questa intesa con la regione, con la provincia di Trento. Non è stato ottenuto questo, io ho chiesto di poter continuare la discussione, l'abbiamo ottenuto, questo via libera sostanziale a costruire un corridoio che, come tutte le opere che ho intenzione di promuovere, è un corridoio in cui non vi è over design. Non è inutile fare autostrade a pedaggio con 6 corsie, 3 per senso di marcia, per l'over design, perché dietro l'over design di solito ci stanno anche interessi non esattamente quelli del paese. Quindi abbiamo fatto una proposta di corridoio. Il corridoio verrà analizzato nel suo tracciato, nelle sue caratteristiche, seguendo un'impostazione di sobrietà di costi e di immediata realizzabilità. Quindi non c'è stata nessuna proroga. Non abbiamo intenzione di concedere proroghe attraverso procedure strane tipo il project financing ad Attiva o alla Torino-Piacenza. Sono già partite le procedure che istruiscono queste pratiche, il senatore Malan sottolinea giustamente. Io difendo il fatto che le gare sono la regola, è scritto così nel codice, noi dobbiamo seguire il codice. Diverso è stato il tema della concessione in house, che è una facoltà che la Comunità Europea concede, e peraltro che noi abbiamo utilizzato proprio anche per sanare e rendere regolare alcune situazioni che erano completamente confuse, e quindi abbiamo chiesto alla Comunità Europea l'autorizzazione A, visto che di fatto poi in quelle autostrade, come lei sa meglio di me, la stragrande maggioranza degli azionisti è pubblica in ogni caso. Quindi non è che fossero autostrade gestite da privati, autostrade gestite dal pubblico, dove però vi era una situazione che non sto qui a ricostruire per problemi di tempo. Quindi la concessione in house è legittima, ma la scelta delle gare è la regola e noi continuiamo in questa direzione, perché non abbiamo intenzione di... E così come non penso che sia... Non è escluso, è chiaro dal codice, il tema del ricorso al project invece che la concessione, ma certamente non può essere, e il Ministero lo dice con molta chiarezza, non può essere per evitare la gara uno chieda una proroga alla concessione esistente per poterla prolungare, perché questo sarebbe secondo noi non corretto. Le procedure, le concessioni che stanno scadendo e quindi dobbiamo procedere rapidamente. Allora, credo che il senatore Cervellini ha sottolineato lo stato disastroso dei lavori pubblici italiani. Io concordo con lei. Credo che per il codice dei contratti ci consenta di fare un passo notevole in avanti. Lo sappiamo che questo è un cambio di orizzonte completo. Non si può mettere a gara un progetto di autostrada, un progetto preliminare, senza fare le valutazioni geologiche, senza fare le valutazioni sismiche, senza fare... È una cosa che grida vendetta. Grida vendetta perché la presunzione dei costi sarà totalmente errata, ovviamente, perché le prospettive da un punto di vista dell'intervento dello Stato probabilmente si moltiplicheranno per anni, non avremo certezza né di tempi di realizzazione né di costi. E questo è esattamente il motivo per cui abbiamo fatto e abbiamo sentito il bisogno, come Parlamento e come Governo, di promuovere una riforma di questo settore, proprio esattamente per evitare gli errori che abbiamo commesso in passato e per archiviare la legge obiettivo che, come ha dimostrato anche il rapporto presentato recentemente alla Camera, non ha prodotto i risultati che doveva produrre, come minimo. Noi siamo soddisfatti che in questo biennio il Governo sia riuscito ad aumentare con un'azione puntuale amministrativa su scuole, su ferrovie e così via i bandi pubblici del 46% come importo, perché siamo riusciti a passare ad aumentare di, se ricordo bene, 18 miliardi l'importo complessivo dei bandi pubblici. Quindi noi siamo concentrati nell'attuazione delle opere. Ma perché l'attuazione delle opere avvenga bisogna che siano impostate correttamente. E quindi la sua sollecitazione a... Peraltro noi abbiamo messo a disposizione di tutti, come sapete, sul sito del Ministero, su Open Cantieri, c'è lo stato esatto di attuazione di ogni opera, stiamo aggiornando anche quelle dei porti e degli aeroporti, quindi potete lì verificare
come dire, tutte le... lo Stato... avviarsi alla sì, ho concluso, Presidente, la ringrazio, quindi potrete lì verificare in termini trasparenti la realizzazione, e così come credo che il Codice abbia dato un grande contributo introducendo il dibattito pubblico. Grazie. Sì, signor Ministro, io mi dichiaro soddisfatto per la sua risposta per quanto riguarda le due tratte che sono in corso di scadenza, sono prossime alla scadenza. Lei ha preso l'impegno di avviare la procedura, anzi dice che addirittura è già avviata, la prendo in parola. Nei parlamenti che si rispettano la parola del Ministro è molto importante da entrambe le parti, e noi speriamo di essere un Parlamento che si rispetti. Per quanto riguarda gli affidamenti in house, io dico, e anche in generale su questo come su altri argomenti, può darsi che qualcosa sia concesso dall'Unione Europea, ma dobbiamo innanzitutto rendere conto ai cittadini italiani più che ai burocrati europei. Se conviene ai cittadini italiani una cosa, facciamola anche se i burocrati europei la consentono, e fare le gare secondo il codice degli appalti è conveniente, anche quando l'alternativa è darli a una partecipata molto vicina, diciamo, ai partiti del governo.